vai al ristorante, non sempre c'è il parmigiano reggiano, nelle portate non sempre c'è il parmigiano reggiano, ci sono anche altri prodotti, quindi vediamo un aumento di consumo del parmigiano reggiano, quindi pensiamo che le persone, essendo a casa, abbiano voglia e abbiano riscoperto anche il parmigiano reggiano. Diciamo che forse proprio, insomma, questo momento storico in cui si va meno al supermercato sta aiutando anche realtà come la vostra, molto radicate sul territorio. Voi avete anche uno spaccio aperto al pubblico al momento? Ne abbiamo 6 dispacci, una a Lesignana, una a Sorbara, una a Solara, una a Correggio e una a Carpi. Continuiamo anche in questo momento ad essere aperti per dare un servizio ai nostri clienti che avevamo prima e a nuovi clienti che non ci conoscevano. Facciamo un servizio su prenotazione, prepariamo la spesa e non c'è bisogno poi di fare file. Dopo tutto questo, come vede il futuro della sua attività? Per quanto ci riguarda penso che non cambierà tanto, cioè abbiamo una filiera fatta di animali che abbiamo ora e avremo anche dopo, facciamo un prodotto che viene stagionato ed è un prodotto che sia agli italiani che anche all'estero piace ed è riconosciuto, quindi io spero che non cambi tanto. Immagino non sia da solo a portare avanti l'azienda, sicuramente questo non è un periodo facile per i titolari, ma non deve esserlo neanche per quei dipendenti che comunque devono continuare ad andare a lavorare o scelgono di continuare ad andare a lavorare. I suoi come si stanno comportando? Nella nostra cooperativa ci sono 45 dipendenti, li ringrazio tutti i giorni perché continuano a venire a lavorare, fanno un sacrificio ulteriore perché comunque rimangono a contatto con le altre persone, quindi con più possibilità di eventualmente essere contagiati. Dall'altra parte, venendo a lavorare, penso che il loro pensiero, la loro testa sia un pochino più leggera perché comunque sono a contatto con altre persone e con i clienti. Non ho altro che comunque da ringraziarli.